La trattoria dai paesani dal 2014, grazie al duro lavoro e alla dedizione di Giuseppe Sabatino, fa conoscere l'autentica cucina abruzzese in Giappone. Trattoria dei Paesani è un luogo, diciamo, come un museo, come un posto da ritrovarsi, un posto magico, anche perché il primo italiano che è venuto in Giappone era un abruzzese, era Alessandro Valignana nel 1579, quindi diciamo abbiamo l'amicizia più lunga con i giapponesi, noi abruzzesi. E quindi da noi si può gustare delle cose che in Giappone o a Tokyo non lo potranno assaggiare. In questi 7 anni tanti sono stati i riconoscimenti ottenuti dal locale e altrettante le apparizioni nei media nipponici ed italiani. Lo scorso marzo il canale YouTube Lo Studiolo ha dedicato a Giuseppe e al suo staff un documentario che ripercorre la nascita, lo sviluppo e le peculiarità della trattoria dai paesani attraverso le interviste ai tre pilastri del locale, Giuseppe Sabatino, Davide Fabiano e Gonda San. La cucina che intendo io è la cucina quella della mamma, quella è la cucina per me. E come ogni mamma che cucina per i propri figli, non può che esserci amore. Quando c'è questa cosa qua, c'è tutto. もう20年前から一緒にやってます。イタリアの食べ物を最初から教えてもらったので、もう師匠みたいな感じですね。Quando non sono qui sono all'orto, quindi diciamo prima di creare questo ristorante avevo già l'orto e per me volevo mangiare e far mangiare a mio figlio e mia moglie le cose più sane possibile, quindi avevo creato questo orto per fare le mie verdure e dopo, come ho spiegato, abbiamo incontrato Davide, abbiamo fatto questo locale e lo usiamo anche al ristorante. Questo è il mio hobby, il lavoro. Oltre alle verdure bio coltivate direttamente da Giuseppe nel suo orto, l'ormai famosa ventricina del Vastese, i coglioni di mulo, la pancetta steccata, la prima fatta in Giappone dai paesani, Giuseppe ha introdotto la vasca di marmo di Carrara per lavorare il lardo di colonnata, realizzata appositamente in un unico blocco per evitare accumuli di materiale nelle giunture e garantire un prodotto eccellente. Più altro facciamo ricerche della vecchia cucina che usava le nostre nonne, neanche le nostre mamme. E siamo molto orgogliosi di questa cosa perché forse neanche più in Abruzzo si possono gustare. Col passare degli anni in Giappone molti ristoratori hanno provato a cavalcare l'onda della cucina regionale, ma le peculiarità della cucina abruzzese antica sono difficili da replicare, come ci spiega lo stesso Giuseppe. Di questi piatti penso ci sarà qualche locale che ha provato a imitare, diciamo, un po' di qualche piatto, però diciamo che la cucina abruzzese, se non la mangi da bambino, non puoi farla originalmente. Il documentario completo verrà trasmesso questa sera dalla nostra emittente alle ore 21.